Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Parole, Parole, Parole. Nuova puntata della nostra rubrica quotidiana dedicata all'analisi e all'approfondimento dei vocaboli della lingua italiana. Quest'oggi, proseguendo sulla scia dei vocaboli legati al mondo degli animali, parliamo del cuculo, il cui nome comune indica la famiglia dei cuculidi, che comprende circa 150 specie, di cui la più nota è il cuculo comune europeo, detto anche cucù oppure cucco. L'etimologia della parola ci dice che deriva dal latino cuculus e che ha un'origine onomatopeica, quindi legata all'emissione di un suono. È proprio il suono del cucù che è stato spesso attenzionato e al centro di numerose curiosità e dibattiti. Infatti, per secoli il suo verso inconfondibile è stato interpretato come il preludio dell'arrivo della primavera, un po' come la vista delle rondini che volano in cielo. In realtà questo non è mai stato provato in maniera diretta, però è sempre stato interpretato in tale maniera. Inoltre, grazie al suo verso, all'emissione del suo verso, il cucù è stato adottato come simbolo associato agli orologi definiti proprio a cucù, ovvero quelli che ogni ora vedono fuoriuscire tramite un meccanismo proprio il cucù che emette quel determinato verso. Inoltre, sempre legata alla parola cucù, che deriva appunto da cuculo, è legata l'utilizzo della parola cucù durante i giochi. Tutti i bambini almeno una volta nella vita abbiamo giocato a nascondino e quando troviamo le persone tendiamo a dire cucù, oppure a nasconderci e poi saltare fuori ancora prima di essere trovati dicendo proprio questa parola. Ecco, questo è legato, la ragione è legata proprio al verso del cucù e al suo utilizzo all'interno degli orologi, che poi hanno preso proprio questo nome, ovvero gli orologi a cucù. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito, ovviamente vi ricordo le nostre pagine social di riferimento, che sono sia su Facebook che su Instagram, Sicilia24 e Spazio Notizia. Potete continuare a scriverci lì i vocaboli della lingua italiana di cui siete più curiosi e nel corso delle puntate li approfondiremo insieme. Grazie ancora una volta per averci seguito, Parole, 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 torna domani.